Allora, dovete capire, ragazzi, che io utilizzo dei sistemi, della tecnologia molto scarsa per registrare. Qual è il punto? Ho messo qua il cellulare, ho iniziato a registrare, boom! Come succede spesso, la fotocamera è frizzata per un attimo, non so se è questione software, hardware, non so nulla. E come è successo altre volte, vengono tagliati dei frame e purtroppo mi tocca tagliare un po', ragazzi. Io ho solo questi dispositivi per registrare, sicuramente l'audio adesso farà schifo. Io veramente non so come andare avanti. Aiutatemi voi, no. A parte gli scherzi, sto provando a fare di tutto, ma oh, non ci riesco, non ci riesco. Non so neanche perché sto facendo sto video, del video. Non lo so, ragazzi, io veramente non so cosa fare. Ho comprato un action cam che è veramente inutile. Perché oltre al fatto del microfono che si può, diciamo, riparare, non lo so perché utilizzare questa sarebbe a dire registrare con un angolo, con l'effetto fisheye. Sicuramente a voi starà dando un po' fastidio, nel senso che il fisheye viene utilizzato, sì, ma per mostrare grandi paesaggi, grandi stanze, per dire, e non per fare vlog. Non per fare fottuti vlog. Io ragazzi non so cosa dire, non so cosa fare. Mi sono trovato spesso in queste situazioni, ma in questo momento non ho nulla. Non ho assolutamente nulla. Se avessi qualcos'altro per fissare i problemi, sì, ma non ho niente. Non ho niente. Io ci riprovo, quindi oggi vedrete questo video inutile, inutile. E ci sono molti video che devo fare, me li sono anche scritto. Alcuni con dei testi, diciamo con delle linee guida. E niente, volevo farli proprio adesso. E il cellulare si sfancula. Non è tanto il fatto di tagliarlo, ma il fatto che 250 euro per un cellulare e sto qua mi taglia i frame. Ma perché? Perché ti frizzi mentre registri? Ma dimmelo. Visto che parli. Niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, spero venerdì di riuscire a portare qualcosa, mi dispiace, io veramente non so cosa dirvi. Pur di non lasciarvi senza video, vi ho portato sta schifezza, spero che l'audio funzioni bene, tutto qua ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, sempre se riuscirò a farlo.